benvenuti. Un ringraziamento innanzitutto ai ragazzi e alle ragazze che hanno sfilato, che hanno dato vita a questo spettacolo così suggestivo, alla Prologo che ha organizzato questo evento e alla collega consigliera Mirella Di Berardino, che si è occupata di coordinare questa iniziativa. Siamo molto felici di essere qui, di vedere i tanti, perché oggi è un giorno davvero speciale per noi, per la comunità di Formello. Oggi il nostro Palazzo Chigi, il monumento più importante della nostra città e più rappresentativo della sua storia, apre le sue porte dopo oltre 40 anni. Riapre le sue porte e da residenza privata diventa spazio pubblico, polo museale, centro culturale di prestigio, centro di ricerca, di documentazione e per i visitatori di accoglienza e di orientamento per la fruizione del patrimonio storico e ambientale straordinario che abbiamo e che ancora non è adeguatamente valorizzato. Volete entrare? Non è ancora il momento. Abbiamo aspettato 40 anni, come poi ci racconterà il sindaco, e purtroppo dobbiamo aspettare ancora qualche minuto, perché nell'entrare in questo palazzo non dobbiamo pensare solamente di rientrare in un grande monumento. Margherita ha raccontato tutto lo sforzo che si è voluto per restituire queste pietre, questo cuore di pietra, a una nuova vita, ed è stato restituito in questo modo nuovo che vedrete. Non è un restauro di tipo tradizionale, però questo non è soltanto un monumento storico, non è soltanto un simbolo della nostra storia e della nostra cultura. Esistono delle infrastrutture che possono cambiare la vita di una città, perché si candidano a ospitare eventi ed attività che hanno la forza di prendere l'intero comune, l'intera città e proiettarla in un contesto nuovo. Ecco, Palazzo Chigi, nel quale entreremo tra poco, è uno spazio pubblico, è una infrastruttura che proietta Formello in un contesto completamente nuovo, perché ha la capacità di continuare a costruire quel modello di sviluppo per il quale stiamo lavorando da anni, basato sulla cultura, ma direi addirittura sulle culture, sull'ambiente e sulla innovazione tecnologica. Allora veramente grazie per essere presenti così numerosi a questa apertura. Abbiamo sentito tanti interventi, abbiamo ascoltato vari punti di vista, ognuno ha dato il suo tassello, ognuno ha fatto capire quanto è importante quando si fa qualche cosa a lavorare insieme, non c'è uno che fa tutto, e questo è un argomento importante, perché noi siamo abituati spesso a pensare che le cose si fanno dall'oggi al domani, c'è qualcuno che dice sai, bisogna fare questo, adesso che ci vuole. L'inaugurazione oggi di questo palazzo, l'apertura di questo palazzo è frutto veramente di un lavoro lungo, molto lungo e molto faticoso. Noi quando arriviamo nel 1993, novembre 1993, qualcuno forse ha ancora memoria di come stava questo palazzo, era incartato da tutti gli innocenti che ormai erano arrugginiti, perché c'erano stati piccoli appalti e quei piccoli appalti avevano prodotto dei contenziosi, quindi dovemmo piano piano sciogliere quei legacci e recuperare l'archivio che non esisteva, e pian piano abbiamo sciolto questa matassa. Bene, da allora ad oggi sono passati tanti anni,
non sono stati anni in cui siamo stati fermi, non sono stati anni in cui abbiamo dovuto seguire con attenzione sia quello che accadeva a livello di operazioni all'interno, perché la prima operazione che facemmo fu quella di andare in consiglio comunale e cambiare la destinazione d'uso, perché i nostri predecessori avevano pensato di poter fare edifici comunali qua dentro. Noi pensiamo invece che questo, essendo il palazzo storico del nostro comune, il palazzo più importante, potesse avere come destinazione una destinazione culturale, che è quella che oggi noi andiamo a vedere e andiamo in qualche modo ad alimentare con i progetti dei quali si parlava prima, quelli di cui ha parlato anche Sergio. Allora, questa fase perché è importante? Noi abbiamo visto prima una sfilata storica meravigliosa, con abiti stupendi che ci ha messo a disposizione Pirelli costumi, e abbiamo visto le scarpe Pompelli, dice Mirella di ricordare. Quindi abbiamo anche sul nostro territorio cose importanti che riguardano il cinema, e poi saranno altre occasioni delle quali ne parleremo. Ma quello che volevo fare come riflessione è questa: nei secoli passati, quando diciamo nel Medioevo avevano realizzato la torre, che è ancora visibile agli interventi medievali, poi sono arrivati gli Orsini che hanno fatto una parte del palazzo, poi sono arrivati i Tigri che hanno fatto ulteriori modifiche sul palazzo, poi noi abbiamo fatto ulteriori modifiche per renderlo funzionale alle nostre esigenze. Allora, che cos'è che ci accomuna su questo percorso? Ci accomuna una cosa: la simbologia di questo palazzo. Simbolicamente, nei secoli passati, quando un personaggio importante, i principi facevano del palazzo un riferimento del territorio, un riferimento della comunità, quindi a livello simbolico un elemento molto forte. E questo è l'unica cosa, è la cosa più importante che ci accomuna. Un elemento simbolico forte che anche oggi ha tutta la sua forza, perché questo elemento, questo palazzo, quello che noi andremo a metterci dentro, quello che abbiamo già messo dentro, in qualche modo fa della nostra comunità una comunità, forte, una comunità che si ritrova sul palazzo, che si ritrova in un bene comune, che rappresenta tutta la comunità, e non soltanto la nostra comunità, ma andiamo oltre, rappresenta l'agro veneziano, rappresenta il territorio. La disponibilità di un palazzo di questa importanza rimessa a disposizione della cittadinanza. Perché questo dà coesione, dà senso di appartenenza. E poi l'altra cosa importante, che io ci tengo sempre a dire, che le cose non arrivano da un momento all'altro, c'è un tempo di progettazione, di pensieri, e quando si progetta, quando si pensa, quando si sogna, che è questo che dobbiamo ricordarci sempre di fare, dobbiamo sognare e guardare lontano, dobbiamo guardare lontano, molto lontano, perché questi progetti normalmente la politica non li prende in considerazione, perché tutti sanno che non durano un mandato, non si può vedere la fine, non si possono presentare ai cittadini per le prossime elezioni. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere 4 mandati di fila, ma questo è stato un fatto straordinario. Noi siamo stati lungimiranti a pensare che questo palazzo potesse essere messo a disposizione della cittadinanza, e oggi avere anche la soddisfazione, vi dico con grande gioia, di poter tagliare il naso. Noi lo abbiamo fatto pensando all'interesse e all'interesse della comunità, del paese, dei cittadini, dei giovani. È questo che bisogna guardare, è questo che bisogna fare. E io lo dico al di sopra delle posizioni politiche di ognuno, al di sopra di quello che uno pensa. Grazie a tutti. Grazie all'applauso.